Ciao ragazzi, benvenuti sul canale Faccio Musica, dove facciamo musica con piano, chitarra, voce e ukulele. Abbiamo creato delle sezioni e qui siamo all'ottava lezione della chitarra da zero. Per chi non si fosse visto ovviamente le lezioni precedenti, è pregato vivamente di andarsene a guardare. Dunque, oggi ci dedicheremo prevalentemente all'arpeggio, basandosi su questo giro armonico, quello di Do. Abbiamo già detto nella lezione precedente che è basato sul Do, La minore, Re minore e Sol settimo. Questa è una progressione armonica chiamata appunto comunemente anche giro di Do. Però cambia il tempo, invece di farlo in quattro quarti, quindi quattro movimenti da un quarto, quello che abbiamo detto le altre volte, lo facciamo da sei quarti in modo da fare un arpeggio più bello e più completo. Quindi sei quarti che significa? Sei movimenti, sei pulsazioni da un quarto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, si va un'altra misura. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Come gestiamo la mano destra, in questo caso dedicata all'arpeggio? Basso ovviamente del pollice sulle corde quinta e sesta, quindi Do, quinta corda in questo caso, tocca appoggiarla, mi raccomando, e le prime tre corde sono lasciate alle dita indice, medio e anulare, che vanno dalla terza, seconda e prima e poi tornano seconda e terza, quindi in tutto sono sei movimenti, cioè 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ok? Poi passiamo a La e faremo sempre sei movimenti, quindi col basso di La, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Re minore, basso sulla quarta corda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Sol settima, basso sulla sesta corda, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi praticamente quello che cambia è il pollice, che va una volta sulla quinta corda, una volta sulla quarta, una volta sulla sesta, per fare i bassi, mentre le prime tre dita, cioè l'indice medio anulare, rimangono sulle prime tre corde, vanno su e giù. Adesso proviamo con 70 bpm, vedete come l'altra volta io ho scritto 70, poi 80, 90, perché poi piano piano aumentiamo. Se vi risulta troppo veloce 70 bpm, chiaramente potete anche diminuirlo, e andiamo a vedere come fare. Quindi 2, 3, 4, 5, 6 e partiamo. Queste 70 bpm lo facciamo fluidamente come adesso, potete suonare insieme a me ovviamente, rimandate indietro il video, aumentiamo anche a 5 per volta, e adesso vado direttamente a 90 per farvelo sentire a 90 bpm e voi lo fate in maniera un po' più graduale. Ovviamente se tu sei a un livello superiore lo farai anche a 100, 110, 120, per renderlo ancora più fluido. Quindi andiamo a contare, 1, 2, 3, 4, 5, 6, via! Insieme a me, mi mandate indietro il video fino a quando non andate allo stesso tempo. Poi, una volta arrivato a 90 bpm, si può anche fare a 100, 120, insomma,
si può anche fare in maniera diversa. Chiaro, gli arpeggi ne esistono migliaia di tipi, no? Adesso stiamo facendo un arpeggio abbastanza semplice per cominciare a far sciogliere anche la mano destra. L'arpeggio si può anche fare in maniera sia più veloce, ma anche diversa ritmicamente, no? Dei passi. Ok, ragazzi, quindi queste cose sono cose che vedremo nelle prossime lezioni. Allora, ragazzi, sull'arpeggio c'è bisogno di tempo per renderlo fluido con un buon suono, perciò non vi arrendete, mi raccomando. Anche perché qua siamo sul canale Faccio Musica, quindi noi qua facciamo musica, non è che non la facciamo o la sfasciamo, la facciamo. Perciò di conseguenza vi chiedo solo di avere un po' di pazienza. Ovviamente ci vuole impegno, più vi impegnate tutti i giorni è meglio è. Perciò cerchiamo di evitare parole come difficile, come impossibile, eccetera, eccetera, perché ci stiamo solo giustificando nel caso non riuscissimo a fare una determinata cosa, ok? Questo poi vale nella vita, non solo nella chitarra, eh? Quindi vi consiglio di cambiare questo termine in impegno, cioè è impegnativo. Quindi da cosa dipende? Dal mio impegno. Se io mi impegno 5 ore al giorno otterrò un risultato, se mi impegno mezz'ora al giorno ne otterrò un altro, se mi impegno 2 ore al giorno otterrò un altro risultato, no? Che non esiste un chitarrista che è iniziato e è diventato subito bravo, è impossibile, è una favola. Cioè, quando voi vedete grandissimi chitarristi come David Gilmour, come Jimmy Page, come Van Halen, come Steve Vai, eccetera, eccetera, Mark Knopfler e così via, voi vedete il risultato finale, ma non sapete quanto ci hanno messo per imparare. Probabilmente, certo, sono persone, come dire, più dotate, più predisposte a magari suonare la chitarra, no? Però considerate che magari ci sono state anche 7-8 ore al giorno solo lo strumento. Quindi si sono impegnati molto e hanno ottenuto dei buoni risultati. Ok, detto questo, ragazzi, voi ovviamente questo lo avete copiato sul vostro bel quaderno a quadretti e adesso cancello perché andremo a imparare un nuovo accordo. Questo accordo è il Re, l'accordo di Re maggiore, però non minore. Ovviamente quando l'accordo è maggiore, come abbiamo già detto in precedenza, non c'è bisogno di scrivere nulla a fianco all'accordo perché si sottintende che è maggiore, eh? Si specifica solo quando è minore. Quindi adesso andremo a fare il nostro tanto caro schemino che voi ben conoscete, formato dalle nostre 6 corde. Sei. E con questo accordo, nella prossima lezione, noi cominceremo a fare già la nostra prima canzone vera e propria. Perché gli altri accordi già li conosciamo, poi ve li dirò la prossima. Questo è il nostro capodasso, intanto mettiamoci sempre prima e sesta corda, i nostri 1, 2 e 3 tasti, il numero romano, queste ormai sono cose che credo siano consolidate, sapete perfettamente, e qua andiamo a scrivere il nome dell'accordo, Re maggiore in English sarà D, ok? Quindi nel Re minore e anche nel Re maggiore non si suonano la sesta corda, ci mettiamo una X, e la quinta corda. Queste qua non si suonano. La quarta corda si suona a vuoto, quindi 0. Ricordate, quando ci trovate uno 0 a fianco alla corda, vuol dire che quella va suonata a vuoto. E vediamo come comporre il nostro Re. Quindi l'accordo di Re è molto simile a quello di Re minore. E forse anche più semplice. Si usano sempre 3 dita e questa è la posizione del Re. Corda a vuoto. Sentite, questo è Re maggiore. Come avevamo imparato era il Re minore, sentite la differenza? Un suono prettamente minore e anche appunto un po' più malinconico, questo è un po' più allegro. Dunque, allora, il primo dito dove andiamo a mettere? Il primo dito va sulla terza corda, secondo tasto. E quindi praticamente andrà qui. Il secondo dito lo mettiamo sulla prima corda, secondo tasto, numero 2, e il dito numero 3 lo metteremo sulla seconda corda, terzo tasto. Quindi
Questo dito numero 3 è anche quello che va a suonare la fondamentale, tonico fondamentale, che quindi è Re. Ricordate che la fondamentale di un accordo è quella che non può mai mancare, lo dice la parola, fondamentale. Quindi se è fondamentale è quella che dà nome all'accordo, ok? E quindi è Re. Lo cerchiamo con la nostra bella penna rossa, con qualsiasi altro colore, basta non sia nera, se no non si vede. In modo che così ci ricordiamo che qui noi abbiamo il Re, che ci servirà anche in seguito per altre cose. Questo è il suono del Re maggiore. Ok? Sentite? Se non vi suona, come sempre, dita a martelletto, ricordatevi il pollice che spinge dietro e si contrappone alla forza delle tre dita. Ok? Quindi farete meno fatica. Polso leggermente inclinato, questa è la posizione ideale. Ok, la posizione corretta, fate un fotogramma e cercate di mettervi allo specchio e di vedere come mettete la mano. Ok, è molto importante anche stare davanti allo specchio, per verificare che siate a posto. Anche la postura è importante, per esempio, non è che ci possiamo mettere con la schiena sempre così, perché se suoniamo un'ora con la schiena così ce n'è la gobba, poi andiamo a chiamare il fisioterapista per farci sistemare, insomma, sembra un po' assurdo, no? Andiamo dal fisioterapista e dice che è successo, no? Perché suoniamo la chitarra, fa anche un po' ridere. Ok, allora, quindi questo qua è il nostro caro Re maggiore. Quindi imparate a farlo, vi do qualche giorno di tempo per farlo e poi ci vedremo alla nostra prossima lezione, dove con questo accordo più altri due che già conosciamo, noi saremo pronti per suonare la nostra prima canzone vera e propria. Non è una canzoncina, è una canzone. E poi lo dirò nella prossima puntata di che canzone si tratta. Vi lascio un po' con la suspense, va bene? Allora ragazzi, vi ringrazio per l'attenzione, spero che la lezione vi sia piaciuta, in questo caso mettete un bel like e iscrivetevi anche se non l'avete fatto finora, e quindi vi aspetto sempre più numerosi alla prossima lezione della Chitarra a Zero sul canale Faccio Musica. Mi raccomando, state sempre connessi. Ciao!